In quanti al mondo oggi hanno cominciato a 18 anni col cielo in una stanza e hanno pubblicato nel 2019 un disco di inediti con Ivano Fossati, forse il più grande che Certo. abbiamo ancora oggi, ed è ancora contemporanea, cioè ha uno sponsor che parla ai ragazzini, che però ha scelto lei come voce per Vero. parlare ai ragazzini. Cioè ci sono tante cose che magari così sfuggono, che però sono affascinanti. Questo lavoro che lei ha fatto quando ha capito che la televisione cambiava e ha detto, vabbè, allora faccio altro. Se non si può fare quello che facevamo, faccio altro. E l'ha portata ad avere il tempo di concentrarsi su quello che fa meglio, che sono i dischi. E da lì in avanti, per tanti anni, ha prodotto un album doppio, quindi due dischi all'anno. Uno di solito erano cover e uno invece erano canzoni inedite. Questo materiale oggi non è più reperibile nei negozi, perché intanto vai a trovare un negozio, o vai nelle Certo. catene Feltrinelli, però non ci sono in tutte le città, Sì, o vai certo. a... Quindi, oppure vai su Amazon, e anche Amazon non può tenere tutta la discografia di tutti. Quindi questo lavoro di raccogliere i pezzi e renderli disponibili permette anche così di ripensarli, di riguardarli, di riaprire i multitracce e dire, guarda, qui ci sono dei suoni che sono stati di moda, ma sono anche passati di moda, quindi mettiamoli a posto. Quindi è un'esigenza anche sua. Lei dice, raccogliamo, mettiamo insieme delle cose. È ovvio che come puoi fare un Italian Songbook che si declina su l'idea di fare sei album, puoi fare una Bossa Nova Songbook, puoi fare Standard Songbook. In un mondo dove i dischi non si trovano più, fare queste operazioni permette all'artista di rimettere a posto certe cose che magari si ricorda che erano belle, ma non sono venute come voleva. E infatti anche in questi album abbiamo riaperto e risuonato cinque pezzi proprio dai multitracce originali. E poi anche di renderli disponibili. Vi faccio un esempio. Io ho un figlio di 16 anni che se dovesse andare a cercare i dischi di sua nonna non sa neanche dove andare a trovarli. Oppure, ma ti ricordi quel pezzo? In che disco è? Boh. Cioè, oggi è questo. È vero che liquidamente c'è tutto, ma poi non c'è niente. L'idea è quella di prendere successi suoi, ma non fare un best of di Mina, prendere grandi successi della musica italiana e poi mettere vicino alcune perle che erano sparse nei vari dischi che sono stati pubblicati, che secondo lei non hanno avuto la giusta luce, oppure sono stati oscurati da un pezzo più forte che c'era dentro quel disco. Ci sono vari pezzi minori che però in un progetto come questo ci devono stare. Ci devono stare perché rappresentano quello che piace anche a lei che ha cantato in italiano. E quindi questi album conterranno grandi successi, successi non solo di Mina e anche pezzi che Mina ti vuole riproporre e dire, guarda, questo forse non l'hai sentito. Ma il bello di questi dischi è proprio la varietà, che era l'operazione che faceva poi negli anni 90, 80, 90 con gli album doppi. Questo tipo di raccolta è solo in lingua italiana, però viene da quella scelta lì, no? E lei ha sempre fatto le sue scelte e ne ha sempre sopportato le conseguenze. Adesso l'hanno massacrata quando sono nato io, che ero figlio di una donna che aveva avuto un figlio con un uomo sposato. L'hanno massacrata, messa all'indice, non l'hanno fatta più lavorare, eccetera. Poi l'affetto con Bernardini fu Massi, Sergio Bernardini, non Massimo. Non massimo. Fu perché fu l'unico a farla lavorare. Lei da lì in avanti ha sempre fatto quello in cui credeva. La sua forza è proprio la sua personalità, le palle che ha in verità e la sua intelligenza, no? Se tu vedi quelle cose che fanno vedere in TV continuamente, no? Poi non ci pensi, dici, ma lei quanti anni aveva qui vicino a Mastroianni o De Sica Padre? O... Ah, 23 anni, cioè aveva una presenza scenica, una forza, una personalità che oggi non puoi capire chi potrebbe avercela, no? Su un palcoscenico di una rete che poi era l'unica in Italia. Il pezzo Brava che hanno fatto in diretta, ma chi è che si mette a fare una roba così in diretta Nessuno, alle nessuno. 9 di sera? Cioè, è la provocazione, la follia di dire io provo a fare quello che mi diverte e l'ha sempre fatto. Ma ci sarà la speranza, cioè una volta la potremo rivedere Mina. Noi in tutti questi collegamenti che stiamo facendo in questo periodo via Skype o via Zoom, a volte capita che siamo in collegamento con un artista e a un certo punto, non so, spunta la moglie, spunta il figlio, spunta un collega. Ecco, non c'è proprio speranza di vederla, salutarla, mai più nella vita. Guarda, lei ha fatto e fa quello che
crede che sia il meglio che può fare e spera sempre di dare al pubblico una cosa di livello. Fare un'apparizione così estemporanea non avrebbe senso, non sarebbe forse nemmeno gradita, non so come dire. Cioè, o fai una cosa che è un'idea, dire caspita, che idea che ha avuto, o se no, perché farla? In più, Un'intervista pensavo magari, ecco, poteva esserci anche lei oggi per dire. lei ha capito delle cose prima degli altri, no? Per esempio, che la televisione stava cambiando, ha deciso di fare altro. Ha capito, che per difendere la sua autonomia artistica doveva fare una sua etichetta e così ha fatto, no? Ha capito che si era stufata di vedere quella faccia lì dappertutto, su tutti i giornali, eccetera, e ha cominciato a mettersi la barba, a diventare Paperina, a fare delle cose 20 anni prima di Madonna e 30 prima di Lady Gaga. Insomma, tra le tante cose che lei ha capito prima degli altri è che spesso nel suo periodo pubblico c'era un'idea stereotipata di lei che la annoiava moltissimo, cioè lei era molto meno prevedibile di quello che invece poi andavano a scrivere sui giornali. Da lì quelle risposte in alcune interviste che le chiese Mario Soldati, ma lei cosa legge? Lei disse Topolino. Cioè, è una donna intelligente e molto ironica, che la promozione sui dischi non la fa per principio. Che quando ha detto basta, non faccio più promozione, televisione, eccetera, l'allora Emi rescisse il contratto. Quindi, cioè, non è che era una cosa scelta, fu una cosa coraggiosa. Però lo fece sempre per una sua, perché ci credeva, per una sua autonomia artistica, per cercare di fare le cose fatte bene e non quelle un po' inutili, secondo il suo punto di vista, ovviamente. Quindi non credo che vedremo qualcosa che lei farà in video, se non proprio perché c'è un'idea, se non perché c'è qualcosa di nuovo che le interessa fare.